Ok, quest'oggi vorrei parlare dell'Audibox della Mazzotti Guitar Devices, che è questo pedale. Per fare questo però vorrei fare una piccola introduzione per parlare di un concetto legato al mondo delle distorsioni, e cioè quello della dinamica. In questa pedaliera ci sono tre pedali che sto utilizzando in questo periodo, che sono il White Box, sempre di Mazzotti, Audibox e questo nuovo della J-Rocket Audio, Caliber 45. Che cosa mi servono questi tre pedali? Il White Box è un booster lineare che utilizzo anche come buffer all'inizio del percorso del segnale, e mentre l'Audibox è un overdrive. Simile all'Audibox c'è questo J-Rocket Audio, che ha una caratteristica molto differente, nel senso che è stato pensato per emulare alcuni modelli di vecchi Marshall, e ha come caratteristica quella di avere un suono un po' più scuro dell'Audibox, e soprattutto il motivo per cui lo sto utilizzando in questa demo qua tende a essere ad avere un suono più compresso. Per cui vorrei fare degli esempi che dimostrano un po' le differenze che si ottengono in termini di dinamica e di timbro utilizzando tre pedali completamente diversi. La pedaliera è collegata alla mia skill mezza barba, che in questo momento è regolata sul canale pulito ma in modalità di saturazione, cioè nel primo canale c'è la modalità boost, per cui ho un suono che è pulito ma che tende a comprimere facilmente. Quindi se suono in maniera delicata mantiene la pulizia, ma se spingo tende un po' a graffiare il suono. Ovviamente non siamo ancora nel mondo della distorsione completa, però è un tipo di regolazione che può essere interessante soprattutto con gli overdrive, secondo me. Quindi in pratica che cosa succede? Se io considero il suono di base, con il primo booster lineare spinto non poco, come vedete dal potenziometro, ottengo questo. Questo era il suono di partenza. Il Mazzotti, che è in una delle modalità più cariche, perché lo shape centrale, come vedremo fra poco, è quello che dà più spinta sull'overdrive, mi dà con questa regolazione questo suono. Quindi stiamo partendo da questo suono e l'Audibox mi dà questo. Ho cercato di regolare in maniera simile il Caliber 45, che mi dà questo suono. Partendo sempre da... Come sentite, i due pedali hanno due caratteristiche piuttosto differenti. Adesso, per cercare di dargli un minimo di contesto a questi suoni, ho preparato un piccolo loop di accompagnamento e suonerò sopra delle improvvisazioni, cercando di far sentire le differenti caratteristiche che questi tre pedali mi danno in termini di dinamica, quindi in termini di differenza che io ho di livello fra l'attacco e il corpo del suono. Quindi provate a notare quello che è il contributo del plettro e il timbro poi della nota, perché poi effettivamente ognuno di questi tre pedali lavora con la sua caratteristica in maniera diversa. Ok, allora proviamo a sentire i pedali insieme al loop. Thank you.
E voilà. Ok, allora cominciamo a vedere l'Audi Box in tutte le sue caratteristiche. Il pedale è abbastanza semplice, come molti overdrive è composto di tre potenziometri: level, quindi l'uscita, drive che controlla il livello di saturazione, e tone che regola il balance delle frequenze. Ha però uno switch che determina la sua versatilità, che è questo shape, che ha tre posizioni messe in quest'ordine: quando è verso il basso è la posizione 1, verso l'alto è la 2 e centrale la 3. Cambia il tipo di circuito che è in funzione in quel momento e quindi in pratica cambia la risposta dei tre potenziometri, quindi è un overdrive molto versatile secondo me. Dunque, partiamo da considerare le sonorità dello shape. Ho messo drive e tone a ore 12 così per avere una sorta di posizione flat. Ho riportato la mezza barba skill a un suono pulito che non comprime, quindi proprio massima dinamica. E vediamo cosa succede. Dunque, abilitandolo di box nello shape 1, sentite che il livello è molto basso. Consideriamo il livello per ora. Nella posizione 2 aumenta fino alla 3, dove ho il massimo del gain. Quindi significa che per ognuna di queste posizioni andrò a lavorare differentemente con gli altri potenziometri. Per esempio, nella posizione 1 siamo in un mondo degli overdrive più classici. Per esempio, attenuando un po' il drive, ecco, la posizione 1 dal mio punto di vista è un tipo di distorsione un po' compressa, un po' schiacciata, quindi dinamicamente, ma interessante. Quindi vado a bilanciare il livello. La cosa bella dell'Audi Box secondo me è la sua mediosità unita alla dinamica che vi facevo notare prima, che dà al pedale la possibilità di darci dei suoni che riescono a passare e soprattutto in ambito melodico a dare un contributo molto interessante. Quindi in questo suono con lo shape 1 ho un suono medioso. Classico di questo mondo rock. Che però, ad esempio, potrebbe portare a cercare dei suoni, per così dire, un po' morbidi. Sentite anche qui, a seconda della spinta che do alla chitarra, come risponde il pedale. Proviamo a vedere questo suono con un loop che sposti un po' il mondo musicale in un altro contesto. Quindi una distorsione, come vi dicevo, che lì per lì potrebbe farmi pensare, forse sono io che sono un po' deviato, ma questo può essere mondo rock, ma in realtà grazie a questa capacità di dare dinamica e timbro posso appunto applicarlo in vari modi. Ovviamente cosa ho usato? Un drive relativamente basso in maniera tale da comunque avere dello spazio per muovermi in quella regione. Invece se dovessi aumentare il drive, potremmo sperimentare con lo stesso giro armonico, ad aprire un po' il tono. Proviamo così, facciamo partire.
Quindi una chitarra leggermente più satura, più schiacciata, che si può muovere comunque in un mondo simile, come al solito De Gustibus. Proviamo a questo punto a considerare l'ODI Box in questa modalità, ma su un suono distorto. Vediamo che dove ci può portare. Io... vediamo questo un attimo. Questo è il canale distorto della skill. Per esempio, se volessi avvicinarmi a distorsioni molto graffianti e in questo caso un po' più schiacciate, perché ovviamente sto già partendo da una distorsione piuttosto intensa, ecco, quello che trovo molto bello dell'ODI Box nel mondo delle distorsioni è che la mediosità di cui dispone fa sempre passare il suono, quindi si possono creare davvero molte, molte timbriche. Adesso abbiamo utilizzato lo Shape 1, quindi quello un po' più cremoso, più morbido, meno aggressivo. Quindi sentite che se dovessi passare dal suono flat, per così dire, a questo, la parte bassa si sposta un po', non è più così evidente, ma dà spazio a una voce differente. Ovviamente, essendo il suono di partenza, il tipo di overdrive che sto utilizzando nello Shape 1, quindi già un po' livellato, il salto non sento un salto brusco fra la parte bassa e quella più alta, ma comunque una voce centrale che continua a lavorarmi in quella maniera. Se, ritornando nel paragone che stavamo facendo prima degli Shape, posizione 1, mi spostassi alla 2, abbiamo notato quel salto di livello e anche di qualità di distorsione. Sentite che qua è bassa, ma già un po' schiacciata con una sua natura, un po' rotonda per così dire. Nella posizione dello Shape 2, ho sì più livello, ma un'apertura sulla parte medio-alta, quasi un po' per così dire marshallosa. E il drive può arrivare da zona fino a qua. Di solito prediligo non esagerare con l'overdrive per cercare una dinamica. Quello che è interessante è che a seconda della posizione del drive, il level, quindi la dinamica del suono, si muove, così anche il tono. La cosa curiosa è che il tono dell'ODI Box lo si può lavorare molto dove di solito invece non accade, ed è in grado di spingere delle frequenze alte veramente potenti. Per esempio, la cosa folle potrebbe essere questa. Parto da una distorsione equilibrata, per così dire, e la faccio diventare super graffiata. Molto aspra, ma interessante. Semplicemente lavorando sul tono, sentite come cambia il suono della distorsione, sempre acceso. Quindi parto da questo. In questa posizione, per esempio, potrei avere un overdrive che mi lavora in parte solista. Thank you.
giusto per ricordarvi, sentite come sarebbe diverso il lavoro tra l'Audi Box e ad esempio il White Box, che invece è lineare nel suo boost. E sentite che è proprio una questione di alzare il livello senza perdere niente delle frequenze. Qui invece creiamo un timbro. Mettiamo in zona acuta. Una spinta molto diversa. E se riportiamo questi settaggi sul pulito, abbiamo questo colore qua. Interessante a chi piacciono i timbri un po' british, per così dire. Con lo shape a 3 abbiamo la massima estensione nella zona, oltre che avere più drive, abbiamo anche più basse. Sentite? Poi vabbè, in realtà è a seconda di come regolo l'insieme del pedale e dell'ampli che mi dà il risultato finale, però come prima impressione. Per cui anche qui questa, ecco, di solito io prediligo lo shape 3 soprattutto in ambito metal, dove suono principalmente, in maniera tale da poterlo inserire ogni tanto anche in qualche ritmica. Di solito la regolazione che faccio è più o meno questa: tono molto chiuso, abbino un minimo di saturazione del booster e poi aggiungo questo. Sentite la vocalità che riesce a esprimere la nota, così senza Audi Box. E con. Ovviamente stiamo spingendo tantissimo la distorsione, quindi il discorso della dinamica sta riducendosi, ma nonostante tutto secondo me l'Audi Box riesce a tenere. Ovviamente se la distorsione già carica la alleggeriamo dalla parte, dal contributo del boost di prima, scusate, quindi questo è il canale solo dell'amp, oh scusatemi, questo era il canale dell'amp. E questo è l'Audi Box. Tutti i colpi di pleto. Volessi lavorare con questo, potrei diminuire la quantità di boost. Il segnale si comporterebbe in questa maniera qui. Solo l'ampli. Leggero boost. E Audi Box aggiunto. Così sentite come molto più, almeno per il mio gusto, equilibrato e interessante. Comunque, per completare lo Shape 2, proviamo a tenerla qua nella sua posizione flat. Il drive si muove da questa zona. E allora. Dovrei compensare il livello, quindi lavoriamo sempre in parallelo, a seconda della posizione del drive vado a trovare
un settaggio che abbia senso per come sto pensando il suono. E poi ovviamente il tono, come vi dicevo, per il mio gusto tendo a tenerlo piuttosto chiuso, però devo dire che anche per esempio con dei drive morbidi è una posizione più... Per esempio, se adesso andiamo a cambiare il settaggio della skill, sentite? Sentire il gioco del volume in questo caso, passando il volume della chitarra.